I'm very happy to be here and to see such a big and great audience. It is very difficult for me to start talking now after this marvelous video and after Francesca, who is our guide in this project. But on the other hand, I'm very honored to be here in this project, and I learned a lot of things from which I wasn't aware. I came here with my Sono molto contenta di essere qui, anche se è piuttosto difficile cominciare a parlare adesso, soprattutto dopo l'intervento di Francesca, che ha rappresentato anche la nostra guida. Ad ogni modo, vorrei dire che è un grande onore per me essere qua. So, I came here with my colleague Larissa, who belongs also to my organization, which is a professional foundation. It is a language center, and we were chosen, I think, in this project because we assure quality language courses and training courses. And I'm not going to present the course which we ran again, because I did that in another seminar, international seminar in Brussels. But also, I would like to give a little bit of background of what we came here for, to bring something new. E qui con me oggi c'è anche Larissa, che fa parte dell'organizzazione per cui lavoro, che si chiama Fundazia Professional, che è un centro linguistico che è stato scelto come partner per la qualità elevata dei corsi di lingua e anche come centro di formazione. Il corso che vi verrà presentato oggi è stato anche già presentato alla conferenza di Bruxelles, ma oggi vorrei parlarne spiegandovi anche un po' il background e quindi il contesto. This is the agenda. I'm not going to read it because when we put the other slides, we are going to see the titles. Quindi questo è il programma, però non lo leggerò, perché quando proietteremo le singole diapositive leggeremo poi i titoli delle diapositive. Okay. So those experiment which was so much described here by CPIA director, I understood, and by Francesca. So Larissa, can you put us in? You know that you and I are former students, so she's supposed to listen. Okay, so upscaling the DOSA experiment, which was so interesting. So what we have taken from this, we were engaged with young immigrants who attend language courses required for obtaining the residence permit or for the acquisition of a school diploma. But the most interesting thing that we were focused on was to concentrate on the dimension of gender. Because I'm an advocate of gender equality, so I wanted to bring something new in this project, because the DOSA experiment was concentrated only on male migrants. So I wanted very much to collect a lot of girls with Muslim backgrounds, who are students, who are pupils in our country, who came from Turkey, from Egypt, and from other Muslim countries, in order to bring something which was not mentioned previously in this project. E parlando dell'esperimento fatto alla DOSA, che è stato anche già ampiamente descritto dal CPA, cos'è che abbiamo imparato? Innanzitutto nel nostro caso abbiamo fatto l'upscaling e quindi abbiamo deciso di coinvolgere giovani immigrati che frequentavano corsi di lingua richiesti per ottenere un permesso di soggiorno o per conseguire un diploma scolastico. Però in realtà volevamo aggiungere qualcosa di più e concentrarci sulla dimensione di genere, visto che io in primis supporto l'uguaglianza di genere.
e quindi volevamo coinvolgere anche donne, perché nel caso dell'esperimento della dozza vi erano soltanto detenuti uomini. Nel nostro caso invece abbiamo voluto allargare la platea dei destinatari, quindi coinvolgere donne e studenti che provenissero da paesi come ad esempio la Turchia o l'Egitto, quindi apportare qualcosa di nuovo. Especially for this fact, because you know that even if we can admit it or not, but these Muslim nation states who were who participated in the Arabic revolution, so they were very eager to get. I mean, the women were very eager to get more rights. So I put this picture because the Tunisian women got equal inheritance rights last year in November, I think. So that was, I think, a very significant picture. You can go on. This is also from that, from the Tunisian women celebrating this thing. E questo paese musulmano che avete visto nella slide precedente ha partecipato alla rivoluzione araba, alla primavera araba, soprattutto le donne tunisine, perché questo è il paese di cui stiamo parlando, volevano maggiori diritti, più diritti, e ho scelto questa foto, la foto precedente, perché è emblematica e rappresenta la gioia delle donne tunisine che hanno festeggiato quando l'anno scorso sono riuscite a ottenere pari diritti di successione. So what about our course? So we have 12 young females who are students at the University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology in Tergoures, high school pupils in the Mureș County who have Islamic or migrant background, attended the training course for October, from October 2018 to January 2019. Before that, I didn't know that we have so many students with Muslim background. So I traveled in the villages and in the localities around our city, which is in Transylvania, and I found these females, so I persuaded them to join and to come to the course. Mm-hmm. Okay. Quindi cosa abbiamo fatto all'interno del corso? Abbiamo coinvolto 12 studentesse prevalentemente della facoltà di medicina, di farmacia, scienze e tecnologie a Târgu Mureș, studenti anche delle scuole superiori, sempre della zona di Târgu Mureș, che avevano origini o un background islamico o comunque migranti e che frequentavano quindi il corso di formazione, che l'hanno frequentato dall'ottobre del 2018 fino a gennaio del 2019. E prima di questa esperienza non sapevo che ci fossero così tanti musulmani. E quindi ho deciso di viaggiare anche per la Transilvania, che è la regione della mia città, e ho incontrato tante donne e le ho convinte a partecipare a questo corso. So when we designed the curriculum for these courses, we had in mind this target group. So we designed the course and the curriculum according to human rights and especially on gender equality, if you want to go on. Mm-hmm. E quando abbiamo progettato i programmi per questo corso avevamo in mente proprio questo gruppo di persone, per questo abbiamo incluso i diritti umani e l'uguaglianza di genere come argomenti. So here is a quotation from the Declaration of Human Rights where Eleanor Roosevelt is a co-author. And what does she say in this quotation? It says that these human rights has to be present everywhere, in each village, in each family, in each small community. So I don't know if you have the text. Yes, you yes. Have. Okay, yeah, thank okay. You. E qua vedete una citazione di Eleanor Roosevelt
che appunto è stata coautrice della Dichiarazione dei diritti umani, e leggo la citazione: Eleanor Roosevelt si chiede dove iniziano i diritti umani universali. In piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo, ma sono il mondo di ogni singola persona, il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, la fattoria o l'ufficio dove si lavora. Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato da altre parti. Yes, thank you very much. So, these are photographs from the courses. We have also on, if you want to go back, so we have these students, and we have a lady who was like an Islam mediator, because she knew a lot about Islam, and there were raised a lot of questions, and she made them clear, not only to me or to the other observer who was there at the course, but also to the students who participated in the course. And from now on, I'm going to give the floor to my colleague, Larissa, who is going to come here and tell you something that it is her project. Okay, can you? Or would you like to stay there? I know I stay here, but I just wait for the translator. Okay. You stay there? Okay, very good. Qua potete vedere alcune foto dei corsi, soprattutto una ragazza che è la mediatrice musulmana e che ha permesso quindi che venissero sollevate anche molte domande che sono state poi chiarite non soltanto a me, ma anche ai valutatori esterni e agli studenti che hanno partecipato al corso. E adesso vorrei lasciare la parola alla mia collega Larissa, che ci parlerà di un altro aspetto del progetto. So yes, apart from this workshop that was carried by Ms. Kotwar, we also did a small project, a workshop between local students from my hometown in Romania and students who are, thank you, yeah, okay, thank you. So yes, it's a workshop between local students in my hometown and students with Muslim backgrounds whose parents are originally from countries like Somalia, Turkey, Egypt, but they live in different European countries. So what we did was an exercise, an active citizenship exercise. We created a safe space where both groups of students would discuss about each other's stereotypes and what they know about each other, and they'd ask questions. And this was not a question and answer session, rather an informal talk between each other, and I think it went very well. They of course came with preconceived ideas. Romanian students, for instance, were saying just before the discussion that when telling their parents that they are going to come to do a session with Muslim students. Yeah, maybe. Okay, sorry, I forgot. Sì, oltre al workshop organizzato da Angela Cotoara, abbiamo lavorato ad un altro progetto che ha coinvolto studenti locali e studenti musulmani, i cui genitori provenivano da paesi come la Somalia, la Turchia o l'Egitto. E abbiamo fatto un esercizio di cittadinanza attiva. Quindi abbiamo creato uno spazio all'interno del quale gli studenti si potessero confrontare e quindi potessero fare delle domande, potessero parlare di stereotipi e non fare delle presentazioni formali. Abbiamo visto come ad esempio molti studenti rumeni avessero dei preconcetti e quindi degli stereotipi che sono stati poi smontati in questo esercizio interattivo. So obviously the main stereotypes or the main themes that came up were terrorism and the role of women in Muslim culture, and how they are forced into wearing the hijab, for instance,
also their religious practices and Ramadan being a religious, an extreme religious practice, this came up and they had a nice discussion about it. And it was very interesting to see how even in such a short period of time the process of thinking changed, because one of the Romanian students was saying, for instance, that he thinks that Ramadan is very extreme. And then after their discussion, he actually said that he'd like to try it because he thinks his lifestyle is not healthy. And so it was just it was interesting to observe how even just an informal talk between students, when they have the disposition to understand each other, and when they're curious about each other, can, you know, bring changes in the, you know, thinking process. Mm-hmm. Sono stati quindi affrontati alcuni degli stereotipi principali, fra cui ad esempio il terrorismo o il ruolo delle donne all'interno della società e della religione musulmana, quindi la questione dell'hijab, del velo, del Ramadan, che era visto soprattutto dagli studenti rumeni come un evento da estremisti. Ed è stato molto interessante anche vedere come di fatto questo processo di discussione informale abbia poi apportato dei cambiamenti. Ad esempio, uno studente rumeno, prima che iniziasse questo dibattito, ha ammesso di pensare che il Ramadan fosse un evento solo per estremisti, ma dopo questa chiacchierata informale si è reso disponibile a provare lui stesso cosa significasse fare il Ramadan. Quindi è interessante vedere come anche in un periodo di tempo molto ridotto, grazie alla curiosità e a questa modalità informale di confronto, si possano di fatto cambiare opinioni e smontare dei pregiudizi. So I will show you a few extracts from the discussion. They're short videos. Now my recording and editing skills are not great, but I hope that it's enough to illustrate what we had in the workshops. E adesso vorrei farvi vedere dei passaggi dei video che abbiamo realizzato durante questi workshop. Non ho delle abilità eccellenti in quanto a tecnica di montaggio del video, ma spero che sia abbastanza comprensibile, e saranno mostrati in inglese e dopo il video provvederò alla traduzione in italiano. Allora, questo video parlava degli stereotipi sul terrorismo e i ragazzi dicevano: penso che il principale stereotipo riguardi proprio la violenza e il terrorismo. Non ci avevo mai pensato prima di arrivare in Turchia, ma mi sono reso conto che non tutti sono uguali. Ad esempio, ho parlato con uno dei miei amici che viene dall'Algeria, che mi ha detto che le persone che compiono atti terroristici sono persone che si sentono spaventate e in pericolo. Inoltre, non dovremmo giudicare i paesi musulmani solo perché poche persone compiono degli atti terribili. Dovremmo considerare tutti come un individuo e non generalizzare. Ma sì, gran parte delle associazioni che ho sentito sono proprio fra religione musulmana e terrorismo. E dicono inoltre che l'Islam è una religione pericolosa, ma in realtà è una religione pacifica. Ci sono poi i social media, per cui se si dice qualcosa sui social media, poi dopo tutti seguono quel determinato post o quell'articolo. E sul terrorismo ci sono molte opinioni, molti pensieri. Le persone che muoiono, gran parte delle persone vittime di attacchi terroristici, sono musulmani, in luoghi come Africa, Asia. E la cosa che pensavo in passato era: ma perché queste persone compiono questi atti? E ho fatto delle ricerche e ho scoperto che anche nell'Islam il profeta condanna questo tipo di persone che uccidono altre persone. Secondo l'Islam non si ha il permesso di uccidere persone innocenti, né tantomeno persone comuni o le persone in generale. L'unica situazione in cui si è autorizzati ad uccidere è in caso di guerra, se qualcuno ti attacca e per difenderti. Questo è l'unico caso in cui si ha il permesso di farlo. Mai suicidarsi.
e le persone che si sono costruite le proprie idee sull'Islam, quello che hanno fatto è stato prendere dei versetti dal Corano e interpretarli a modo loro, e anche questo non è consentito. Ok, so the next video I'm going to show you has to do with the gender equality, and because it was the second biggest stereotype that students had against the Islamic world, namely that women are don't have many rights and are forced into doing many things. The most visible one for us is wearing the hijab. And there was also a very interesting discussion. There's one more. I'll just go straight to the video. E il secondo video che vi mostrerò invece parla dell'uguaglianza di genere, che era il secondo grande stereotipo che era emerso nei confronti dell'Islam, soprattutto le condizioni della donna. Fra gli stereotipi vi era quello secondo il quale le donne non hanno diritti anche all'interno della famiglia e sono costrette ad indossare il hijab. E adesso vi farò vedere il video. Quindi il video parla del hijab e i ragazzi dicono, la ragazza all'inizio, i miei genitori non mi hanno mai costretto ad indossare l'hijab e i miei genitori sono religiosi ma sono anche moderni, anch'io sono religiosa, prego, anche se non si direbbe al primo sguardo, e non importa se si indossa l'hijab oppure no, una persona che indossa l'hijab può essere anche non religiosa. E sì, non mi hanno mai forzato e penso di non essere ancora pronta adesso per l'hijab. Secondo me è una decisione tra me e Dio. E non è neanche l'Islam che ti dice di doverti mettere per forza l'hijab, non è la nostra religione. La religione dice che si deve indossare l'hijab solo se veramente si vuole indossarlo. Nessuno ha il permesso di costringerti a farlo, né la tua famiglia, né il tuo paese, né nessun altro. È solo una decisione personale. E la maggior parte delle donne lo indossa magari per quella motivazione, ma ci sono ancora alcune persone che costringono le donne ad indossarlo. E questo si vede in molti paesi, come ad esempio in Iran, dove devono per forza indossarlo. Ma questo non è l'Islam, non è consentito dall'Islam e non vi è prova di coercizione nei confronti delle donne. Alcuni sì, dicono che va bene non indossarlo, per cui ci sono diverse opinioni in merito, ma in generale non si è obbligati a coprire tutto il volto. Ed è una cosa che si vede non solo nei paesi arabi o in paesi musulmani, ad esempio si vede anche in Finlandia e addirittura in Svezia. E ci sono stati paesi in cui è stato un grosso problema, come la Francia o addirittura come anche l'Austria. E svolge un ruolo fondamentale anche il discorso dei social media, perché magari nei film si vedono le donne che indossano i burqa e che compiono degli attacchi terroristici, e per questo magari anche in paesi come la Francia si fanno poi associazioni tra velo e attacchi terroristici. Ma è piuttosto triste, anche perché in Francia dicono di vietare l'hijab per difendere i diritti delle donne, ma di fatto quello che fanno è non consentire alle donne di indossare quello che vogliono. Quindi non sono costrette ad indossarlo, soprattutto in Europa, il 99% non sono costrette ad indossarlo in Europa ed è quindi una loro libera scelta. È comunque pericoloso indossarlo in Europa perché vi è molta xenofobia e quindi c'è il rischio di essere attaccate. Per cui chi indossa l'hijab in realtà è anche coraggioso. So, yes, this was just a short example of what can be done and how education can open safe spaces for intercultural dialogue. The participants were very positive following the discussion. They kept in touch, they now have a WhatsApp group and they're going to meet before soon as well to celebrate their exam. So it was great that you know, this discussion led to, you know, more than this, and a bit of a change in their perspective as well.
Thank you very much. Questo è stato solo un esempio, solo un esempio di come quindi l'educazione possa aver aperto uno spazio all'interculturalità. Ed è stato bello vedere come alla fine anche del progetto i partecipanti hanno deciso di creare un gruppo su WhatsApp per rimanere in contatto e quindi hanno sfatato dei miti da una parte e si sono conosciuti meglio dall'altra. Thank you very much. Thank you. Yeah.